Rientra in gruppo Simone Simeri, l'attaccante del Monopoli che ha subito la frattura del metacarpo della mano destra 3 settimane fa, è tornato a disposizione di Pancaro e potrà essere inserito nell'elenco dei convocati per la gara di domenica contro il Foggia, un recupero importante per l'attacco biancoverde che nelle ultime giornate ha un po' le polveri bagnate. A Viterbo contro il Monterosi sono andati in gol Piccini e Falbo con il Messina, Derisio e Fella al 93esimo a tempo scaduto e risultato acquisito. Ad Andria è andato in gol di nuovo Falbo. Un solo gol degli attaccanti nelle ultime 3 giornate, Simeri che non segna dal 4 settembre nella gara d'esordio contro il Taranto, è uno di quelli che è mancato all'appello. Il nuovo tecnico e la voglia di rivalsa potranno aiutarlo a ritrovare quegli stimoli che servono ad un attaccante abituato a far gol, a svoltare una stagione. Domenica però non sarà soltanto il giorno di Monopoli Foggia, si celebrerà la giornata mondiale della gentilezza e verranno illustrati i progetti della Lega Pro con l'Aeronautica nel corso del convegno Aeronautica Militare Lega Pro Opportunità e Valore Aggiunto in programma alla Biblioteca Comunale Rendella. Durante l'incontro, alla presenza del presidente Francesco Ghirelli, del sindaco annese e del generale di brigata Luca Baione, sarà presentato l'accordo per il servizio sperimentale di meteorologia nei giorni dello svolgimento delle partite di Lega Pro. La fanfara del comando delle scuole dell'Aeronautica Militare, terza ragione aerea di Bari, suonerà l'inno d'Italia all'ingresso in campo delle squadre a suggello della partnership. Sempre al Veneziani ci sarà la benedizione di un quadro del beato Carlo Acutis ed è prevista un'altra tappa della raccolta firme No al cibo sintetico, promossa da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica.